La settima parte del settimo film, del settimo libro di Harry Potter 7, che esce il 31 ottobre, il giorno che Voldemort fece cucù ai Potter. Che verità, una tragedia. Dove tutto cominciò, finisce bus partendo dalla rimessa per le barche. Ma avete scritto nei commenti, infatti lo sto aggiungendo dopo sto pezzo, che guarda che quella è la rimessa per le barche, dove arrivano i ragazzini al primo anno, capito? Ma io proprio non avevo concepito che questi cambiano le location. Più logicamente, almeno per me cazzo, vabbè, hanno spostato a Stamberga. O quella era un'altra prospettiva da cui vedi, che ne so, dall'alto, magari si capisce. Alla fine io me la so solo immaginata, che ne so, a Stamberga, capito? Dai libri, vabbè. Voldy e Piton stanno nella rimessa per le barche. Vuole fare una crocierina, oscuro signor? No! Severus, mio fedelissimo servitorissimo. Mio signore, tutto molto bello, grazie e complimenti. Ma vorrei andare a cercare Potter. No, dai, no, e su, ho detto di no. Piton qua a Voldemort gli dice cose, ma lui praticamente dice solo: fammi andare a cercare ragazzo. Perché? Così te lo porto. Non serve, arriverà lui. Non posso saperlo. T'ho chiamato perché sta bacchetta mi stanno via la voce. Però YouTube è una loro verità. Ti chiamo perché sta bacchetta mi pare una truffa. Mi resiste. No, non è che ti respinge, ma non è così pem pem come tutti dicono. Non fa le mirabolanti imprese che prometteva. Quelle le faccio io. Io so fico. Io, non la bacchetta, ma oscuro signore. E penso di sapere perché. Non mi interrompere. Oscuro signore. Allora risolva, mentre io cerco il ragazzino, che io devo dire una cosa. L'ultimo proprietario era Silente. E poi io me la so fregata da tomba sua. Ma non sono io colui che l'ha ucciso. E chi è stato? L'industria del caffè, eh? No, tu, Piton, il padrone della bacchetta sei tu. E quindi basta schiantarmi o espelliarmammi. Non serve ammazzarmi. Ma così non mi diverto, uffi. Come babbano lei. E zaste, Voldemort uccide Piton. In teoria, mo Nagini sta dentro una bolla magica shell, qua l'hanno fatta, vabbè. E Voldemort gli avvicina la bolla alla capoccia e Nagini lo smozzica tutto. E lui non riesce a difendersi perché c'è i braccia fuori. Una morte molto brutta, stofio da merroppa. Quindi, Nagini padrona della bacchetta! Mert e Piton è l'unico a cui Voldy gli dice mi disp, perché si è comportato sempre bene. L'ha ucciso solo per la bacchetta. Mannaggia. Però alla fine chi se ne t'ho fregato fino all'ultimo, eh? Voldemort esce ed entra Harry, che fa come tutti. È quello che te meriti. Giustizia. Però madò che morte è brutta. Piton lo chiama. Una sostanza argentea che esce dappertutto, non solo dall'occhio, ma pure dalle orecchie, dal naso. Ma come scena gli sta? Ce l'ha una fiala? E che vado in giro senza una fiala? Harry prende il ricordo di Piton, perché di questo si tratta. Prendile e portale al pensatoio. Sì, lo so come funziona. Guardami agli occhi, di tua madre. Invece no, mia madre l'aveva verdi. Ma è una Hogwarts. E Piton muore. Ma pure te accetti la cattedra di difese contro le arti cattive. Poi crepi, tutti sanno. Addio Piton, insegna agli angeli ad essere il miglior personaggio della saga di Harry Potter. E mo te dico perché. Ma prima è ripartita la voce nella testa. E ogni volta che mi parte sono cose imbarazzanti. Pure perché Harry ce l'ho proprio qui davanti. Piece Harry Potter, piece Harry Potter. Non so se son matto o sol prescelto. Faccio i selfie morti alla Cedric Diggory. Se siamo menati abbastanza, è un peccato. Concentriamoci sull'odiare i babbani. Prima i maghi. Bisogna essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Vi do un'ora per ripensarci. Ricchiappate i vostri morti. Morti per colpa di Harry Potter. Pollo Fifo. Pollo Fifo a me! Ti aspetto nella foresta proibita! Viecce! Harry fa le faccine, grrr, fuori dalla Stamberga, che pare una mini cattedrale. Ma che è successo a sto posto? Non era così. Hanno ristrutturato, bravi. Il terzetto Caretto rientra nella sala grande a controllare chi non ha retto. Tipo Lavanda. Almeno credo che sia il suo corpo. Ci stanno Gallia e Laguman. Era legata a loro. Ma fateci vedere. È morto pure
pure Colin Cannon. Tu ricordi? Anche se era minorenne, è rimasto per Harry Potter. È riuscito a svigolare e c'è morto. Ah, addio Colin. Insegna agli angeli cos'è l'alogenuro d'argento. O alogenuro, non lo so. Ron sa benissimo di sta rischio con la miriade dei parenti che c'ha. Plizzanon uno di mia, Plizzanon uno di mia. Fred è morto. No, uno di mia. Ucciso da Rockwood, si presume. Sto film, i gemelli sono partiti in due. Sono arrivati tre quarti. Manco uno perché. Ma gli ha detto meglio a George. Harry gira lo sguardo. Brutta mossa. E guarda chi c'è? Lupin e Tonks. Ma porca. Niente, i Tonks peggio di Stark. Ma vedi a che fa coi lupi? Sia lui che lei. E così sto a pensare che tutti i malandrini sono morti. Malandrini, malamorti, morti male. E torniamo dai Stark. Il prossimo morto? Oh, e basta? Ma che è? Avati un altro. Harry si rende conto che tocca usare le maniere forti. Nigel, tocca a te. Nigel va da Voldemort e lo uccide. Stupefisium. Fine. No, Harry corre nell'ufficio del preside, sia per il ricordo di Piton, sia perché vuole parlare con Silente. Lo vedi che sti quadri non è che ha personalità, gli hanno dicono le cose, ragionano. I presidi ci si confrontano, i presidi in carica coi quadri. Vabbè, tanto non c'è nessuno perché stanno in giro a vedere la battaglia. Il pensatoio fa buonasera e Harry gli eleva il coperchio. Ma che è, un UFO? È uscito dall'area 51. Terminator 2, che succede? Ah, ma è questo il pensatoio? Ma non era il coso di pietra, cioè quella era che la cornicetta. Ma che state a fa? C'è sempre stato. Mi hanno turlupinato. Ah, boh. Versa sto ricordo, va. E via. Finalmente tutto verrà chiarito su Piton, su Harry, su Silente, su Lily, su Peppo Pig. Su chi è il vero eroe di sta storia? La storia del principe. Vediamo Lily da piccina. E Petunia. Tunia per gli amici. Lily fa le magie. Barfiore come saluta. Streca! Arrogo! Petunia dice così. Ma dice pure: non è giusto. Perché tu ci riesci, io no? È invidiosa Petunia, pure lì, nella bambina. Ma come, sempre schifata la magia? Ma che la corpa è l'uva? Sì. Ok. E Lily cerca pure di metterci una buona parola con Silente. Petunia. Per farla entrare a Hogwarts. Ah, ma è babbana, che schifo, non si può fare. Vediamo anche un giovane Piton vestito con della roba logora, più grande della sua taglia. Come Harry da piccino, con i vestiti di Didino. Somiglianze. Ma i genitori suoi non sono morti. Ma in compenso litigavano violentemente. Ma sa, semenavano pure proprio. Che cazzo? Il marito della madre di Piton, Ilin Prince, è violento ed è babbano. Quindi capirai, odia i babbani, c'ha anche i suoi motivi. Non si generalizza. Piton non gliela fa più a sentiste due ed esce fuori. Io lo so perché sai farlo, perché sei una strega. T'avevo detto, pure te, basta privato. Pensa te, Petunia conosceva Piton. Erano vicini di casa. Lui abitava a Spinner's End. Una zonaccia, perché ci spiavi? Non vi spiavo. Non te comunque, tu sei una babbana. Ma come cazzo ti permetti? Babbana, non puttana. Ma come cazzo ti permetti uguale? Ma sai che vuol dire? No, ma meglio babbana di comunista zecca rossa. Andiamo via. Cambio scena. Piton e Lily in riva al fiume. E niente, cippe cippe. Ma sì che sti silenzi. Silenzi. E risate. Cosa? La gente che ancora si incazza perché Piton, in un momento di rabbia, ha detto una volta una Madblood a Lily e se ne è pentito subito dopo. Senti qua, parlano di Hogwarts. Piton sa tutto, Lily in san cazzo. A 11 anni ci arriverà la lettera. Ma tu sei nata babbana e arriverà qualcuno del ministero a parlare con voi. E Lily, è diverso se sei figlio di babbani? No, non è diverso. Ancora a dire che Piton è razzista babbanista. Continuate così, ragazzi. A non capire i personaggi. Dai, Piton, best personaggio. Cambio scena. Subito lo spistamento. No! Ah, maledetti. La vogliono far passare liscia a J-Spot. Poi dici che non devi odiarlo, eh. Senti. Scena del treno per Hogwarts. Piton e Lily felicini sul treno. Il primo incontro con James. Il primo. Senti che succede, eh. Piton è tutto contento. Speriamo che vieni a Serpeverde con me. E arriva James. Classico figlio adoratissimo. Fanno papà con papà. Se vede che era stato viziatino e che Piton invece no. Arriva Serpeverde? Che schifo! Ma chi sei? Ma che vuoi? Eppure a Lily qua gli sta sul cazzo James. Razzista! Rettilista! Nel vagone c'è pure Sirius. Subito a fa' comulella, due contro uno. E Lily dice a Piton, lassamoli perde e namosene. Mentre se ne vanno, James cerca di fargli lo sgambetto a Piton. Ci si vede, mocciosus! Cioè...
primo giorno, manca a scuola, sul treno, dimmi te se... No, no, ma è giusto, eh. James Potter, bravo. Peter, che scherzo. Certo, certo, certo. Scena dello smistamento. Lily viene smistata in... Grifondoro! Yeah! Non riesco più a fare yeah! Piton è molto triste. Ciao, io sono Uzzuino. Ciao, io sono Lily. Anziché quello che t'ho detto, qua fai i dispettini, James. Beh, vabbè, allora sì, il bullismo, wow. Mandate a cagare. Così pare che Piton, porco Giuda, c'aveva con James perché tirava il peggio. Ma vaffanculo. Subito questi che si sposano, piano. Ma stiamo spiegando uno dei personaggi più importanti di tutti i sette libri. Ma fermi un attimo. Qua c'è un pezzo che si lega al film prima. Cioè le scuse di Piton a Lily. Dopo il pezzo, de Piton a testa in giù, Harry ha visto, ti ricordi? E poi Piton chiama Lily sporca mezzo sangue. Ma subito dopo si scusa. Mi disp... Frega un cazzo. Mi disp davvero. Vaffanculo. Piton ha le sue colpe, eh. Non sto qui a dire che Piton è bra. Ma è umano, è scritto benissimo, lo puoi capire. Tante volte non approvallo, ma a linea di massima è uno cresciuto una merda come Harry. Ma a cui nessuno ha dato una mano. Non come Harry. Aveva solo Lily. E il bullettino del cazzo arriva, ma che davvero? Lily però non approva le sue cattive compagnie. Tutti mangia morte, lasciali perdere. Ma so bravi ragazzi, non li conosci. Cambio scena. Piton diventa mangia morte e origlia un pezzo di profezia che poi dice a Voldemort. Un ragazzino che me fa un culo così, eh? Nato a fine luglio. Harry Potter. Devo ammazzare i Potter. Ma secondo me sono i Paciok. Guardi, gli ho segnato la casa di Neville sulla mappa magica. Può ammazzare pure la nonna. Così fa un favore alla Ma James. Meglio i Potte. E Piton corre da Silente. Ho fatto la cazzata? Lo ammetto. Guardate, per salvare Lily. Che schifo che mi fai. Non ti interessa del bambino e del marito. Salva tutti allora. Hai capito, Piton? Na capiton! A chiacchiere siamo tutti fenomeni, ma lui vuole veramente bene a Lily ed è disposto a tradire pure per salvaggiare i spotte. Cioè, e cosa ti è costato? Ora, Piton, tu sei mio! Cambio scena. Voldemort fa quello che deve fa. Lily parla a Harry, ma quando mai? E infatti Harry gli fa occhio dietro, ma... E fare la madre del prescelto non è per niente stressante. Lo afferma Lily. 21 anni! Beh, cazzo. Schioppano tutti. Puffete! Codaliscia bastardo. E ritorniamo da Silente. Non li hai protetti! Colpa de Codaliscia, bastardo. Hanno riposto la loro fiducia in lui. Potono fa come Bill. E invece... Comunque, è sopravvissuto il figlio. E sti cazzi! Ai suoi occhi. E che cazzo? Nessuno dovrà mai saperlo! Il figlio di James Potter. Soprattutto lui! Fatteli cazzi tua! Vabbè. Ecco perché Silente era così sicuro che Piton fosse bravo. Durante tutti i libri. E rosicava quando qualcuno parlava male di lui. Compreso Harry. Si va al primo libro, al primo film. Piton valuta Harry. Un porcellino d'India! Crescendo diventerà uno scrofone. Stai facendo come Sirius. Lo confondi col padre. Perché è umano, Piton. Ne sbaglia, Harry in realtà è bravo. Ma lui lo vede come se fosse James. Come Sirius. Silente qua inoltre gli dice di tenere d'occhio Raptor. Piton ha sempre lavorato per Silente. Era il vero assistente suo. La persona più vicina a lui. No, Harry. Piton, cambio scena. Tuo padre era un maiale, aspetta. Quarto film. Il marchio sta riprendendo colore. E subito va a dirlo a Silente. Karkaroff Seda ha collaborato troppo col ministero. E infatti ora è morto. I mangiamorte l'hanno ammazzato, eh. E voi date pure te? No, non sono così vigliacco. Oh! E Silente gli dice: no, non lo sei. Sai, a volte penso che lo smistamento avvenga troppo presto. Che vorresti dire? Che dovrei essere Grifondoro? Ma perché? Perché Serpeverde fa schifo? No, no. La smetti con sto razzismo, serpentismo, rettilismo. Ho capito che Grifondoro è la preferita tua, ma datte una regolata. Va bene. Forse dovresti dire che non puoi ridurre una persona al solo mero coraggio o intelligenza. Non può esistere uno coraggioso e intelligente. Non guarda Harry Potter, ma guarda Hermione. O uno Serpeverde coraggioso, ma guarda Regulus. O Piton. Sì. E allora di che lo smistamento è una stronzata. E famola finita. Dillo. Lo smistamento è una stronzata. Bra, però poi come faccio ad assegnare i punti a caso a Grifondoro? Eh? Le case servono per questo, mo te l'ho detto. E via da Silente col morbo grigio del sesto film. E Piton che cerca di curarlo, ma non c'è niente da fare. Qui scopri che Silente si è rovinato con la mano sua perché voleva rivedere Ariana. Ha provato a usare l'anello, non a distruggerlo. Tutto in vacca mandano, tutto semplice. Viva l'America. Chi ha ucciso Silente è stato Silente. Quanto mi resta? Un anno.
Zan, sai quello che devi fare. Contro Zan, cioè, me devi uccidere te. Piper Zan. Ecco perché Silente supplicava il film prima. Piton, ammazzami, please, anche se me vuoi beh. No, please, non me ammazza. E i mangiamorti ridevano perché pensavano che se stava a caga sotto. Maledetti! Beh, Draco, piccolo angelo, deve compiere la missione. Ah, vuoi che io lasci che tu uccida? No, ma che sei matto, lol. Ah, ecco. Devi uccidermi tu, al posto suo, piccolo angelo. La sua anima non si è ancora guastata. E io, piccolo angelo, è la mia di anima. Non è che mi fa piacere. No, tu sei un pezzo di carne come Harry. No, sai tu se evitare a questo povero vecchio la sofferenza di una morte lenta. Non l'avevi messa così con Draco? Allora vediamo se Draco vuole evitare a questo vecchio. Vabbè, lo faccio io. Durante il sesto anno, Silente progetta sti due film che abbiamo visto. Al tempo dei sette potte, l'idea dei sosia era di Piton. Ma Mundungus non è che freebooter ha detto sono stato io. È Piton che gli ha fatto un incantesimo confundus a Mundungus e gli ha fatto l'inceptionada. Pitonception. Pensa, fai memini e manco voler merito. Wow, sei meglio te. Stiamo sopra l'esse beati dalla chiesa. E dice a Voldemort solo la data esatta dello spostamento, ma non dei sette potte. Sotto ordine dei Silenti, perché deve essere credibile l'infiltraggio suo, deve avercela qualche news seria. The Parcrux, vero? Pazzo Silente, ha rischiato tutti, cioè Mundungus è morto per colpa di Silente. Mi raccomando, Piton, devi essere convincente. Ed è per questo che stacca una orecchia a George. Ma convincente! Ok, però no, la orecchia a George gliela stacca lui, ma perché Piton voleva salvare Lupin! Qua non ti spiega un cazzo e ti sto di tutte queste cose tutte infatti. Pa. Puntava a una mano di un mangiamorte che puntava alla schiena di Piton. Non te rendi conto? Uno dei quattro infami che opiavano per culo. Anche se Lupin opiava poco per culo. Stiamo sopra la santità della chiesa. La lettera che t'ho detto in camera di Sirius strappata al pezzo di Godric Sollow già rivelava che Silente e Grindelwald erano amici, ma l'aveva presa Piton solo perché c'era la firma di Lily. Affanculo Silente, Grindelwald, di Donnie Darko. Morte! Lily! E prese anche una foto sua. Quando diventa preside, Finas gli dava una mano e informava Piton dei progressi di Harry, Ron e la nata babbana. Non usare quella parola! Ma Piton schifa i babbani ancora! Basta, vengo lì, te do e totò. Scavalco il video! E Silente Quadro è lì a dirgli le cose, il piano, ricordate mo che devi fa. Sti quadri non so solo incantati che ha personalità, so la gente fatta quadro! Pure Finas, t'ho detto, se lo portano appresso, il quadro è Gilmore preso durante il viaggio, bla bla, e si comporta come Finas. Quindi la morte non esiste. Non è come dite voi. Spiegateci sti quadri. E tu Silente cazzo, spiega a Piton degli Horcrux. Ma digli le cose. Questo non dice mai tutto. Ti basti sapere che le anime di Harry e l'oscuro signore sono collegate. Ho detto troppo. L'amore, l'ha sconfitto l'amore. Anima? Chi ha parlato di anime? Quello è il Giappone. Hai detto che devo insegnargli a chiudere la mente. Le menti sono collegate. Sì, è quello. Senti, sono stanco, dai, per favore. Ci vediamo alla torre. Là ti dirò tutto. Aspetta, qua. Prima te devo dire un'ultima cosa. Che dovrai dire a Harry? Verrà un momento, se tutto va come progettato in 17 anni, in cui Voldemort e Nagini staranno vicini. In quel momento dovrai dire a Harry... Harry? Che... Dai, lo so che per te è difficile dire le cose agli altri, che lui è un Horcrux. Sì, vabbè. Quando Voldy schioppò e Lily Scudomano Potte se guadagnò il soprannome, un pezzo dell'anima dell'oscuro signore ormai sbrindellatissima si agganciò all'unica cosa vivente nella zona. E chi era? Per questo Harry parla serpentese. Perché Voldemort parla serpentese. Freebooter del serpentese. Per questo nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Voldemort non morirà mai se Harry vive. Perché tu sei un Horcrux, Harry Potter. Cazzo sta di. Te giuro, ma non è vero un cazzo. Te dico fidate e ok. Aspetto che ci arrivi da solo. Quindi, ci sta arrivà? Harry, eccolo, deve morire. Sì. Non è nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. È nessuno dei due può vivere e nessuno dei due sopravvive. Sì.
Ma che cazzo mi ha fatto proteggere a fare? Tutto quello che Piton ha fatto l'ha fatto per proteggere il fio di Lily Potte. Piton è il vero padrino di Harry. Ma serio, no che gli regala le scope. Segue scena, strappa guamenti dall'occhio. Con Piton, E mo deve morire. Ma che è? L'omicidio più premeditato della storia! So cose brutte, ma ha vissuto 17 anni pieni. De merda! Pieni! Hai capito? Sì, ho capito. Che tu mi hai usato. Ho fatto la spia, ho rischiato per davvero per proteggerlo. Ah, ti sei affezionato a lui? A lui? Expecto unico patrono modellato CGI di sto film! Ciccia fuori una cerva. Lily, chi se lo incula Harry? Ed ecco svelato pure chi gli ha dato una mano al lago, che gli ha dato la spada di Godric. E Silente, dopo tutto questo tempo, mo me gra in mano perché la uso. Però questo è Piton, un uomo che sbaglia, ma che fa tutto e pure di più per redimersi. Il doppio gioco vero, 007 Verus, quello che ha rischiato di più di tutti. E se non era per lui, tutti sotto a Voldemort a quest'ora. Infatti è così. Best personaggio di sta cazzo di collana di libri, fine. Quanto lo odi a fine del sesto libro e quanto lo ami alla fine del settimo, ti rendi conto quando leggi tutte le cose. Leggi i libri e vedrai che te levi tutti i dubbi su Piton. Altro che cani e porci. James e Sirius. Cani e porci è stata inventata vedendo quei due. Ma ognuno ha le sue opinioni. Questo è il destino di Harry, del ragazzino del muori. Morire. Ma porca, non prima però di aver distrutto tutti gli altri pezzetti di anima pari sua. Usiamo lui, tanto già condannato. Ha senso. Harry va verso la foresta e incontra Ron e Hermione. Se ce va col mantello pure qua, se no lo inchiodavano al pavimento, te pare. E invece qua gli spiega tutto. C'è un motivo per cui sento gli Horcrux, i filler, sì. E perché parlo serpentese. Ah davvero? Lo so che lo sai, Hermione. Certo che lo so, sono intelligente. Uccidete il serpente. Veramente lo dici a Neville? Ed è pure bella sta cosa, perché passa il testimone a Neville, il prescelto al quasi prescelto, e poi va incontro al suo destino senza aver manco aperto il boccino. Il boccino, che la chiusura che dice la frase viene intesa come fine della vita. Perché? Non lo so, boh. Consapevolezza della chiusura della storia. Ma che non lo so. Fatto sta che funziona. Se lo avvicina alla bocca e sussurra stop e schioppa, e voilà, il boccino si apre, rivelando la pietra del res, uno dei regaletti del decesso. Acchiappala Harry, prima che va a attaccare Neutokio 3. Harry si rende conto che non è lui che richiama i morti, ma so i morti che lo accompagnano, perché li dovrà seguire a breve. Tre giri, non de più, o l'oltretomba tese in cu. Cicciano fuori tutti gli spiriti di Lily, James, Sirius e Lupin. Ma non so proprio spiriti, fantasmi, ma nemmeno. So tipo il Riddle cicciato fuori dal diario. Più di fantasmi, ma meno di corpi. Quindi la pietra funziona. È una sorta di prior incantazio portatile. Però sono ancora meglio di quelli del prior, capito? Leggi libri. E io mi domando e dico: scusa, ma cazzo, ma se la puoi usare adesso, funziona uguale, non t'attacca le malattie. Silente, non poteva prima spezzarla e poi usarla? Se volevi vedere la piccola Ariana. Cioè, te sei suicidato a caso. Ma ok. Perché siete qui? Perché siamo sempre stati dentro di te, nel tuo cuore. Fa male morire? Te che dici? Sì. No. Una sciocchezzina. Ah, che cazzo le domande, Harry? Lupin! Lo mantengo io, tuo figlio, tranquillo. Grazie, Harry. James Mucciaccia, con il mistero dei capelli che gli cascano da morto, gli dice che è fiero di lui. So meglio io di te. Lo so. E tutti insieme si incamminano verso la morte. Harry erra verso Voldemort, sapendo di non errare. Voldemort intanto si è piazzato nella vecchia tana di Aragog e ha di nuovo aspettato inutilmente. Harry Potter non c'è, mio signore! Ecco, lo sapevo, un uovo d'io. Mannaggia! Anche perché il prescieltissimo è qui! Harry, no! Eccolo Hagrid, gli avete fatta! È un suicidio! Lo so. Ah beh, l'importante è che sei consapevole, sai le conseguenze. Harry, no! Ma guarda chi c'è! Harry Potter!
Dopo stanotte te chiameranno, aridaglie, il ragazzino che è sopravvissuto per culo e poi è andata come doveva andare. L'hai già detto al quarto film, ed è come qua. Fermi tutti che la musica sale tantissimo. Piano! Avada Kedavra! Buio, luce. Harry si ritrova in una stanza tutta bianca. Questa è? Non dire che è struttura. Struttura! Vaffanculo, Harry! Ci si ritrova nudo, in teoria. E lui fa, mi servirebbero dei vestiti. Puffate, ecco i vestiti. Ma lo vedi che è struttura? No, sembra più una stazione. Sotto una panchina, Harry trova una coscia de pollo con tutta la salsa barbecue quando la prepari. Kill it with our demonio! Lascio perdere. Non puoi fare niente per lui. Giù che parla! Niente proprio di meno che... Silente! Harry! Bravo! Ma quanto sei bravo! Congratulazioni! 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 Tacci tua! Non mi ha detto un cazzo della missione dei doni della famiglia tua di niente! Oh so! Cos'è quello? Una parte di Voldemort mandata qui a morire. Cioè, non lo so. Da quello che ho capito io è o il pezzo dell'anima morente dentro Harry che imboschioppa, quindi c'erebbe quasi senso la parte di Voldemort che è venuta a morire, oppure più probabilmente questo qua è un mondo dove entri con l'anima, ma quella di Voldemort è corrottissima. Ed eccolo, ti è lui, perché nessuno muore. Poi infatti tornano tutti e due da sto sogno. Pure Voldy sta qua dentro, diciamo, e si risveglia dopo, spoiler. Secondo me è questo. Poi vede pure lui la scena. Ma dove stiamo? Nell'aldilà? Ancora nu. Ma lei è morto? O body fort? Eppure io? Non si sa. Ma nessuno si è sacrificato per me sto giro. Come posso essere ancora vivo? Ci puoi arrivare. Non lo so, basta! Sono 7 film che risolvo indovinelli. Ditemi le cose o più treno e vado dall'altra parte. Perché Voldemort è resuscitato usando il tuo sangue? Era convinto che così avrebbe potuto toccarti e ucciderti. Ma in realtà, grazie a questo, ha accolto un pezzettino della protezione di tua madre dentro di sé. Ha contratto l'amore! Di trasfusioni a caso. L'amore è DS. Ma sei pirla veramente. E non potrà mai ucciderti. Mamma ce l'ha fatta. Io volevo morire. Ed appunto per questo non sei morto tu, ma l'anima di Voldemort dentro di te. Le scelte. Non è che t'ha ammazzato. Cioè sei nato tu senza difendete. No, non è scelta, come questo disse una volta. Le scelte so tutto. Tu eri il settimo Horcrux, Harry, e ti ha reso inuccidibile da lui. Si è fregato coe mani sue. Tipo me. Siccome ha colto un pezzo di tua madre in sé. Al quarto film, al prior, quando appunto ha preso il pezzettino di tua madre, questo vostro doppio legame, unito ai nuclei gemelli delle bacchette, ha trasferito un po' dei poteri di Voldemort nella tua bacchetta. Quindi il tuo coraggio e il suo potere, quando Voldemort ha riprovato a seccate a inizio del film di prima, ne ha risputato un po' fuori. La bacchetta di Lucius che poteva fare? Questo è il motivo per cui si è difeso inconsciamente all'inizio del film prima. E qua invece non te dicono un cazzo. Ma che ce l'hai messo a fare il pezzo inizio film allora? Che ha torturato a fa per un anno Ollivander? Cioè ormai siamo alla fine di tutti i film. Ridemone, è stato bello. Mettiamo da sede che pure da visione c'ho i reumagismi. Va bene. Voldy ha un sacco di qualità peggio di Kira, ma è un pochino sbruffone, entusiasta. Non si prende la briga di studiare le cose che reputa inutili, come fiabe per bambini o l'amore. E non sapeva dei doni, ma anche se l'avesse scoperti, avrebbe comunque cercato solo la bacchetta di Sambuco, non certo la pietra del Muori. Lui se caga della morte, ha paura del Muori. Ma che c'entrano infatti i regaletti in tutto questo? I regaletti, Harry, i regaletti! Non te l'ho detto, ma tu sei meglio di me. A te non è mai fregato un cazzo di sta robetta materiale. E poi c'è il mantello. Ma a me sì. Anche io cercavo di vincere il Muori. Grindelwald era venuto a Godric's Hollow apposta per visitare la tomba di Ignotus Perewell. Non so che dicono nei film dopo, ma stava là per Ignotus. Ma hanno veramente incontrato la morte? Sì, davvero. Ma no. Erano solo maghi forti che hanno inventato sti oggetti. E l'ultimo discendente di Ignotus, il possessore del mantello, sei tu, Harry. C'ho pure gli antenati Vippese. Tutti Vippese. Per questo chiesi a tuo padre di esaminarlo. Avevo così riunito due dei tre doni dopo tanti anni, ma avevo già rinunciato a cercarli. Perché? Va ora in onda Blue Potte, parte finale. Potte, Harry Potte, Potte.
Eravamo rimasti alla morte di Ariana, una giovane maga con dei problemi, che aveva condotto una vita segregata in casa alla Merop. Sappiamo che il padre ha fatto la vendetta vera, ma è finito in galera, e che la madre si è annullata per dar retta a figlia malata. E Aberforth con sta strana passione per gli ovini. In tutto questo Silente pensava: che palle Harry, che palle. S'accollavano. E oh, Silente era umano, era giovane. Ci sta, dai, stronzo. Ma, cioè, ci sta. Poi arrivò Gellert, che lo rincoglionì con tutte le sue idee sulla dominazione magica. E Silente? Sì, sì, tutto quello che vuoi, hai ragionissima, ti amo. Il progettone per il perfezionamento del babbano, con al centro i doni della morte, la bacchetta più forte per sconfiggere le opposizioni, la pietra del res. Per Grindelwald voleva dire inferi. Per Silente invece far resuscitare i genitori. E fine delle palle al piede, capito? E il mantello? Meh, so benissimo come diventare invisibile, anche senza mantello. Sì, sì, cheat primo film. Ci interessava giusto per completare la collezione. Ma mio fratello, pure lui, era meglio di me. Buono, esageravo, dai, quello delle capre. Mi urlavo in faccia la verità. Che do cazzo voglio andare con una sorella messa così? Ma Grindelwald mi diceva di lasciarli perde, oblivinati di loro. E un giorno Grindelwald rivelò la sua vera natura. E bordello, Ariana, ciao, sai come andata? Il grande Albus Silente, che è stato lì senza fare niente. Scialbus Silente. Gli anni passarono. Grindelwald rubò la bacchetta di Sambuco e a me continuavano a offrire il posto da primo ministro, che rifiutavo sempre perché Silente pensa di non essere adatto al potere. Per questo ha ritardato lo scontro con lui, non per paura di morire, ma di sapere chi avesse scagliato la maledizione che uccise Ariana. Ma una certa non poteva più svagare e gli ho menato. So troppo forte. Questo è il segreto dei doni. Li devi avere senza desiderarli. È un po' come la pietra filosofale al primo film O Specchio, che la potevi prendere solo se non volevi usarla. Ha un po' riciclato st'idea. Perché Silente, una volta trovata la pietra, ha sbroccato e si è fregato da solo, volendo rivedere chi aveva perso. Harry invece l'ha usata per prepararsi al sacrificio. Oh, cioè, non è cattiveria, ma a Gesù l'hanno catturato. Lui si è consegnato da solo per dire, si è sacrificato per noi, il Messia magico. No, per chiamare l'altri, per vederli, per egoismo. E Silente invece ha retto con la bacchetta di Sambuco perché voleva difendere gli altri da lei, non attaccare gli altri con lei. Tu sei il vero padrone della morte, Harry. Il vero padrone la accoglie accettando di dover morire, non cerca di sfuggirle. Wow. E invece qua la scrittura è la miglior forma di magia. Filler e silenzi. Silenzi e filler. Questo so sti film. Silenzio. Va. Va! E dopo la sua morte, Silente voleva passare la bacchetta a Piton, che però non la prese. Ma tanto manca era sua. Che? Chiede! E mo? Sei in stazione, no? A King's Cross. Se vuoi andare avanti, lasciati andare. Stacca la spina! Potresti prendere il treno, così termini! Oppure tornare indietro e finire quello che hai iniziato. Ma poi non potrei più parlare serpentese, uffi! Tanto sai poi imparare, basta sapere i suoni fonetici a quanto pare. Giusto, giusto. E dovrei lasciarla qui. Harry caro, frase famosissima e bella. E guarda caso para i libri. Non provare pietà per i morti, Harry. Provala per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza mai. Professore, ancora qui stai? Ma sto a flescia? È tutto nella mia testa? Può essere. Ma chi lo dice che non sia vero? La psicologia? Sbam, foresta de nuovo! Harry a faccia in giù, sopravvissuto alla maledizione senza scus per la seconda volta! Guinness degli avadati! Eppure Voldemort si richiappa. Oh, vedi che quello era lui per me! E vuole che si controlli che Harry sia morto davvero. Vacci te! No, non me vado a avvicinarmi. Narcissa, scattare, hop hop! Narcissa, tucca tu eggi al prescientissimo! E sentirà il battito! Sì, ma sti cazzi! Narcissa non dice niente! Niente vidi, niente accio! Perché pensa solo a salvar Fio, vuole entrare a Hogwarts. Fanculo sta merda. Volevamo fa solo gli snobbettini. Ma se morono tutti, con chi famo gli snobbettini? È vivo. È ancora vivo. Io ho pure salvato la vita. Dai. Morto. Sì. E per sicurezza Voldemort lo crucia pure. Azzamostrilla o cioccano. Ma Harry non sente niente.
Neville intanto raccoglie il cappello quello bello, mentre Hagrid trasporta il corpo senza vita di Harry e piange porellino insieme al corteo vittorioso dei Mangiamorte. Io voglio i miei soldi! Silenzio! Non mi è andato bene? Ma coglione! Il prescelto è mortissimo! State zitto! Mentre stava scappando il codardo pollo fifo! Le fake news! State zitto! Lasciatelo perdere, Harry Potter! Volete bene a me! Dai! Ho vinto io! Ma chi è? Voldy Murphy? Harry Potter è morto! Colpa sua che è venuto da me. Come si dice? Chi se fa i cazzi sua? Campa foreva. Draco? Qui a papà. No, Draco? Non mi va a far figure che amici, dai. Qui? No. Draco, please. Stiamo tanto così da faccia vada. Va bene. Ma purello Draco, cioè, ok, non è l'uomo più coraggioso del mondo e io rimarrei là, col cazzo. Ma a me fa pena gente come lui, che lo fa più per i genitori, per come sono scritti, come si evolvono i personaggi. No che sto sempre d'accordo su quello che fanno. E mo te faccio vedere pure che è importantissimo, per un motivo. Bravo Draco, tanto fiero. Pure Neville avanza verso i Mangiamorte. Traditore! No, guarda, te sei quello che viene scelto per ultimo. Neville, io ho cruciato i genitori! Ah! Bei tempi! E sottotrame comiche a caso su Neville! Rispetto per Martellone! Mica t'ho detto James Potter! Codica? James Potter! A Neville qua Voldemort dice: wow, sei puro sangue, sei pure coraggioso! Ci fa piacere averti! A Neville gli dice: proprio il contrario! Ma ok, a sottotrama comica! Ridono quando lui dice: tien, ci vengo con voi! E allora Voldemort gli mette il cappello parlante e gli dà fuoco! Ehi, Mangiamorte! Ah! Vorrei dire... Vuoi parlare tu? Ma sto parlando io! Voi dovete sentire a me, non io a voi! Vabbè, sentimo un po'. Harry Potter è morto! Bravo, bravo! Mi piace come ha iniziato! Ma non importa! Stiamo calando qua, eh! Bono Neville! Fammi dire che dopo 7 film è appeso a lampadari o pietrific tutto talusato! È il mio momento! Prego, signor Facioc! Neville si erge a difesa della legalità! Abbiamo perso tanto, compreso Harry! Ma lui è qui con noi! Dove? Oddio, sono accorto! Zitto, mi fa scavare! È qui dentro! Ah, nella cassa toracica! Sì! Perché l'amore vince sull'odio! Bravo Neville! E Voldemort! I filler mi fanno tagliare di fin da... Ma pure quello che estrae Neville dal cappello taglia! Rieccola in tutto il suo splendore, la spada di Godric, estratta da un vero Grifondoro. E Gina Nagina, niente, basta. Ma come? Qua ammazza subito il serpente, appunto quando Voldy è distratto. Va bene, aspetteremo, perché il prescelto quello vero ruba la scena al quasi prescelto. Ora si sveglia Harry? Ma sai che c'è? Ci ho ripensato. Più il treno. Ma vaffanculo, mi riposo. Regà, è morto. Yeah! Fine! No, Harry è ancora vivo! E lo sappiamo. Ma Voldy mica lo sapeva. Ma com'è vivo? Sono su zonco a parte. E molto coraggiosamente, facendo onore alla sua casa, Seta, prima però prova ad attaccare il serpente. Ma perché ha la bacchetta? Il perché c'è in una scena tagliata! Draco passa la bacchetta a Harry! Fine scena tagliata! 3 secondi proprio! Era carina, te faceva capire che Draco passa al lato bravo della forza! Anche se non mi pare succeda proprio mai! Ma se poteva lasciare per la crescita del personaggio! No, c'è solo la scena della famiglia che fa fuck this shit! Ma poi Draco sembrava troppo bravo! Che per me questi sono ancora meglio di quelli buoni da subito! Devi veramente essere uno bravo per riconoscere che quello che ti hanno detto tutta la vita e ti hanno fatto una testa così era una cazzata e andà contro la parte tua che è solo da perdece. No, va a vedere il cambiamento, no, tutti stereotipati devono essere, niente crescita, giustizia per Draco. Ma non è questo il motivo per cui Draco è vitale, vitale per tutta la trama, te lo dirò al super spiegone finale che sta arrivando adesso, perché già tremo per come avranno resa la spiegazione finale, tutto il finale. Ma vabbè, Harry è dentro al castello e cerca Voldemort, che era lì fuori. Harry lì fuori, che in teoria sta combattendo
facendo con la McGranit, Lumagorno e Kingsley insieme e non gliela fanno. Damn, it feels good to be a gangster. Qua invece è Harry che ci duella. Ma sì, Harry, tranquillissimo. Il mago più figo di tutti i tempi, dopo Silente, riesce a parare le cose sue mandate a cagare. Che poi ha pure il serpente a cui pensare, no? Quindi Voldemort è quasi una distrazione. Ma che se stiamo scherzando? Se n'era pettumata Harry Terriccio ora! Da tempi del film unissimo! Ma chiudete sto cazzo di serpente quando c'era da aiutare sottotrama, cioè sta scena, e concentratevi sulla storia, non le scene d'azione a caso. Harry, wii, mancato! Il serpente è rimasto solo. Hermione gli tira i sassi. Ma l'Horcrux lapidato! E via con l'ultimissima scena tagliata! Il serpente si è incazzato, e te credo! Animalista, attivista, babbanista, e se vizi le pare bestie! Anche se mo non è più una bestia, Torino. Non si capisce, è morta Cictus Horcrux. C'ha tutto lei. Gina, in una cigiaina barbinissima, le insegue. Hermione, dimmi, c'è una cosa che devo dirti. Salvalo per quando un rettile asiatico gigante non cerca di mangiarci. Ok, fine delle scene tagliate. Tutte, le ho messe tutte, spero. Neville, come un novello nevillo Jack, si sveglia. Com'è andato il pisolino? Bene, grazie. La volevo raccogliere sta spada e fa il lavoro tuo? Ok. Harry continua a fare cose con Voldemort, che a sto punto penso lo stia prendendo per il culo. Ma dove vai contro Voldemort? Eppure voi due! Guarda questo cazzan e basilisco. Dagli una smoscicata. Avete finito di lavorare. Basta. Paga collana dei libri, avete fatto. Che volete fare tutto voi? Nel castello continuano a menasse. E Bellatrix combatte con Ginny, Luna e Hermione. E non gliela fanno. Ma è il momento di un contendente inaspettato. Molly Weasley. Mia figlia no, cagna! Citte! No! Cagna! È la madre di Harry Potter! È vero, non si amarci? Confermo! No! Popo Ginny, no! L'unica femmina! Abbiamo fatto 2.740.021 figli apposta! Sì, Ron è un errore! E via col battaglione! Molly Bellatrix! Che io mentre leggevo, però non è cattiveria, ma facevo... Sì, vabbè! Mo Bellatrix se fa batte da Lolly Molly! Sarà brava, quello che te pare, massimo rispetto, io voglio pure beh. Ma contro il braccio destro de Voldemort, che prima ha atterrato tre Ghermidori e Ferrier insieme, e ha sconfitto Sirius! Capito, cioè... Infatti Bellatrix, mentre duellano, la pia per culo! Oh, Molly! Vedo che... Non Molly! Molly! Ma è troppo sicura. E Molly gli lancia un incantesimo sotto l'ascella. E Bellatrix, puffete. È sempre tutto un puffete. Bellatrix viene sconfitta da Molly Weasley. Che lavata che da frizza, regà. C'è poco da fa. La pia con incantesimo e quella more. Pure nei libri. Che incantesimo può essere? Qua la fa poco esplode. Signora! Ma la maledetta guerra! Fa l'errore di Sirius. Che aveva fatto con lei? Si distrae, fa la bullettina e ride. Come fece Sirius poco prima de... C'è proprio scritto. Harry gli ricorda Sirius un secondo prima di morire e intuisce cosa sta per succedere. E Voldemort rosica. È l'unica morte per cui proprio rosica. A Piton mi disp. A lei proprio no. Perché era la più fedele. No, perché si amano. Lestrange a quanto pare c'ha più corna del Patronus di Harry. Cioè, capito? Poi quanto ri ha già partorito, no? Secondo quel libro strano, no? Ma dove? Ma quando? Ma perché? Ma per come? Non era mica incinta al pezzo di Villa Malfoy. Quando stava incinta? Quando? Era la serva più fedele e rosica. Voldemort vuole beh, solo a Voldemort. E non gli servono eredi. L'erede di Voldemort è Voldemort. Harry, mentre si para dagli attacchi micidiali, che doveva morire quattro scene fa, chiacchiera. Avevi ragione, la bacchetta ti ha sempre resistito. Non eri il proprietario, ma no che te resiste. Avanti, Tommaso. Non chiamarmi con cognome. Finiamola come abbiamo iniziato. Con io che te sparo una vada che d'avre e te che fai gugagù. Ok, insieme. E se buttano Sandor Intensive Fritz. Ma io so volà. Seguono cose che io veramente... Cioè... Sì. Se fanno le carezzine, ti tiro i capelli, tiè, pure io. Dai, dai. Ma che è sto spreco dei soldi? E finalmente siamo ritornati in piazza. L'ultimi 10 minuti completamente buttati. Questi se vedono, parlano un attimo e finisce. Perché Harry non può competere con Voldemort. Lo sai pure te. E non mi serve manco fallo. Cos? Tu non puoi farmi niente. Faccia di serpente. Voldemort qua si caga, non capisce, ma cerca di fare Spavaldo. Come pensi di salvarti?
Sono finiti i vecchi piccioni e l'elfi domestici. Chi userai come scudo oggi? Nessuno. Oggi so io lo scudo. Da oggi chiamatemi Harry Scudo Umano Potte. Te sei salvato tutte ste volte solo per bucio de culo. Pensi che sia bucio de culo il fatto che mi sia salvato quella notte? Pensi che sia bucio de culo l'essermi salvato la notte del quarto film? Pensi che sia bucio de culo l'essermi salvato ora, quando mai avvatato due scene fa? Sì, no, è stato l'amore. Ah, quest'amore. C'è anche altro nella vita, eh? Tipo, che ne so, la temperanza. No, non è stato l'amore. Quello mi ha permesso di scudare tutti gli amici miei. Perché infatti è stato bucio de culo il fatto che adesso non riesci più a ferire nessuno. Io ho dato la protezione che mia madre diede a me. La protezione Avada, Avadast. Ma non sei mica morto. Lascia perdere. Volevo morire. Abbasta questo. Stacce, Riddle. Tu osi? Sì, io oso. Tommaso Indovinello. Problemi? No, continua che voglio sapere. Sono tutto orecchio blunghi. Qua Voldemort è veramente interessato. Perché non riesce ad ammazzare Harry? Pende dai suoi labbra. Non riesce a capire. Perché non c'è niente da capire. Io sono il mago più figo di tutti i tempi. No, era silente. Quel fossilente. Io ho fatto magie che lui non ha mai fatto. Non voleva fare. Allora era debole. Subito cambia versione Voldemort. O sai pure te che non voleva, no che non poteva. A butta merda su Silente. Silente faceva schifo. Silente era bravo. E allora perché è morto? Eh? Eh? Gne gne. Perché voleva. Sì, vabbè. Io gli ho rivoltato contro Piton. Era mio. Piton non era tuo. Era di Silente. No, Piton era mio. Sì, per un po'. Ma ha smesso di esserlo nel momento in cui tu uccidesti mia madre. Ti aveva chiesto di risparmiarla, no? Ma a me piace spenderli, Mudblood. Ho capito, non si spostava Harry. Gli ho detto disgustive signora che devo solo ammazzare la creatura. E l'è inchiodata là in carcere smusata. Che dova? Piton l'amava. Ma vuole andargliene una bottarella su. No, era l'amore. Non puoi capire. Io posso capire tutto. Sei serpeverde ma non ti applichi. Sei tu che non capisci come io abbia spazzato via tutto questo. Già sapendolo. Non è vero. No, non è vero. Ma è andata così. Sono morti tutti. Quindi sti cazzi de Piton, de Silente e de tu madre, catare frangente. Tu non sai niente che io non sappia. Fammi finì. Scusa, sì, dimmi tutto. Tu hai preso la bacchetta de Sambuco da Silente. Esatto. E hai ucciso anche Piton, colui che aveva ucciso il precedente proprietario. Esatto. Quindi ora sei tu il possessore della bacchetta del Muori. Esatto. Sì, sì, ma te lo dirò una volta sola, Tom. Prima del colpo finale. Pentiti. Cos? Ma cos? Harry gli dice a Voldemort de pentisse negli ultimi istanti. Tu mi hai fatto queste cicatrici. Sette, dai. Ma io veramente solo una. Guarda sopra di te, Voldemort. Dovresti vedere la stella della morte. Vicino alle sette stelle di Okuto. È tutto un set. Tu osi? Sì, io oso. Problemi? Sì. Adesso t'ammazzo, fine. C'ho la bacchetta più bacchettosa, che però non è tua. Certo che è mia. L'abbiamo detto 3 secondi fa. Ho ucciso chi ha ucciso il proprietario. Sì, sì, Piton ha ucciso Silente, ma non l'ha sconfitto. Semantica. Si è fatto ammazzare. Il piano di Silente era morire imbattuto, così che il potere della bacchetta e la brama della gente per possederla morisse insieme a lui. Allora gliel'ho fregata dalla tomba. Vold Rider è mia. Sì. Yeah. Ma no, Harry, non giocare con i miei sentimenti, che me ne sono rimasti pochi. Un altro ha sconfitto Silente. Un altro l'ha disarmato al film precedente. Una persona che non l'ha mai nemmeno toccata la bacchetta. Che non ha mai saputo che la bacchetta più forte del mondo gli aveva giurato fedeltà. Il vero padrone della bacchetta di Sambuco è Draco Malfoy. E te rendi conto di quanto può essere sbagliata sta scena? Disarmato volontariamente senza proteggersi Silente. Invece che disarmato quando era distratto, una cosa che non poteva prevedere. Volevo rimbattuto! Piano a puttane! Drago, quel momento di distrazione di Silente, che stava pietrificando Harry per salvarlo, tra l'altro, per proteggerlo e non farlo vedere da mangiamorte. Alle hop!
Sto momento di protezione per Harry gli è costato il piano della vita. E Draco si ritrova con l'arma omicida più pericolosa del mondo! Ma guarda un po'! Tutto questo, però, non si è ritorto contro Silente, ma contro Voldemort. Perché? Draco, qui bello, qui c'è una scatola di tutti i gusti più uno per te. O meglio, Draco era il padrone. No, niente, lascia perdere, Draco. Draco lo era fino a metà film. Perché? Chi è che lo disarma? Quante domande, Harry. Per una volta gli indovini, Harry, li faccio io, vabbè. Chi sta usando la bacchetta di Draco ora? Visto che ho vinto la sua obbedienza e quindi anche l'obbedienza della bacchetta che anch'essa aveva riconosciuto Draco come padrone. Se lo sa, credo che lo sappia. O sai? Usa. Ma un pezzo di legno, che cazzo vuoi che sa? È la bacchetta che sceglie il mago. Chi è quindi il vero padrone della bacchetta? Io. Ma come io? Eh beh, io t'ho ammazzato. Mo sei vivo, ok. Ma se vale per la protezione dell'amore, che grazie a questa morte non morte mo hai protetto la bici tua, varrà pure per questo. Quindi mo è mia? No, perché so voluto morì. Non mai sconfitto. E che cazzo va attaccata ai cavillissimi per non darmi sta cazzo di bacchetta? Tom, tu stai usando la mia bacchetta. E pensi di potermi uccidere con la mia bacchetta? Pensi che a lei gli stia beh? Siamo alla resa dei conti, Bus. Ma dai un secondo che cambio bacchetta. Avada Kedavra! Come al quarto film, gli incantesimi cozzano. In tutto questo, de là, hanno voluto farlo nello stesso momento. Vabbè. Nagini, dopo aver schivato una Avada Kedavra dei Ron, perché quella è una Avada Kedavra, luce verde, questi usano le maledizioni senza scus? Ma non è vero, vai! Gina Nagina fa la fine de Ned. Dai, è Neville! A Voldy! Potevi scegliere pure lui qua a fatidica notte! Sarebbe stato uguale! Do cascavi, cascavi male! Femminicidio! Chiamate gli Auror! Ma cazzo, è vero, ora se sono scoperte tutte cose! Continuo a uccidere gente in sto film! E Neville seguirà i suoi genitori al Salmungo. Ma pure l'ultimo Horcrux. Ciao! Voldemort lo sente, gli pia un infartino. Si fermano, si guardano e ripartono. Ma cazzo! Riavata che d'armus! E finisce come deve finire! La bacchetta vola nella mano di Harry e l'incantesimo di Voldemort rimbalza! E prende lui! Come al loro primo incontro! Qua invece coriandolini. Avenger, Freebooter del Trono, Freebooter de Voldemort. Questa è la fine di Tommaso Orvoloson Indovinello. Addio Tom, insegna agli angeli. Ma quali angeli? Te vai giù, vai. Cattivo. Qua muore, e a me onestamente non è cattiveria, ma a me sembra solamente perché la bacchetta non lo riconosceva. Sembra quasi che Harry lo batta. Bah, mo se non spiegano un cazzo sbrocco. Con la morte di Voldemort si conclude anche la seconda guerra mondiale. Vittime dalla parte di quelli bravi 50. Cioè, oh, ciao! Ehi, Harry, che per caso Ginny è ancora viva? Sì, ah, vabbè. Qua spiegano di Draco. Oh, meno male. Potete farlo un minimo discorso, no? Non insieme e poi si buttano. Ah, sì, che è questo. Ma vabbè, lo dicono. Però qua Harry va a trovare i presidi, ma soprattutto Silente, i quadri. A dirgli che ce l'emo fatta, yeah! Va a avvertire il quadro, pensa te. E Silente piange. Non mi sembrano cose scusabili. Con gli incantesimi, l'hanno addestrati, cose strane, pezzi di personalità. Son loro, sono questi i veri padroni della morte. Hanno sconfitto la morte. Fate un quadro di Voldemort ed è contento. Gli dice che la pietra è cascata nel bosco e nessuno sa dove, quindi pare. Pace, pace. Ma il martello me lo tengo, ok? E la bacchetta? Gli dice che la rimetterà nella sua tomba. Ma che cazzo fai? È troppo pericolosa. E ok, ma prima riparaci la tua, quella in piuma de fenice. Ah, Harry, con quella de Sambuco ci ripara la sua. Che se non si ripara con la bacchetta più forte sarebbe proprio un ossimoro. E poi la rimettono nella tomba di Silente. Tanto non lo sa nessuno, lo sanno solo loro. E vabbè, cioè alla fine forse è quasi meglio, no, però da, così almeno proprio se la siamo levata. Quello che conta è che Harry, onestamente, di tutti sti impiccini, si è rotto i boccini. Finitus! E invece no, 19 anni dopo. 19, perché 19? Non lo so. Ma 20? No, un numero pari, che schifo. Harry ormai è 17, 19, 36enne, 37enne, una cosa così. E si veste uguale a quando era 15enne. E ha già tre figli. T'avevo detto che figliano come le puffole, sti maghi. Il treno per Hogwarts. Oh.
Ecco Hermione 36enne, che è identica solo coi capelli per così. Ma mettigli una ruga. E Ron. Bravo che ha portato la pluffa. Con i figli Rose e Ugo. La grande reunion. Ehi Ron, solo due figli? Ah, io tre. Sono meglio pure in questo. Sarei sempre il numero due. Il medaglione aveva ragione, te do ammassà. È il primo anno per il figlio mezzano di Harry, Albus Severus. Sarebbe stato meglio Severus Albus, nato dai cioccorane Potte. Il figlio più grande si chiama Suino Sirius Potte. No, sì. Tuo padre si rotolava nel fango, nel mud blood Harry, accettalo. James Sirius Potte. E la figlia piccola, Lily Luna Potte. Dicevamo, primo anno di Albus Severus, che è preoccupatino. E se mi mettono il serpeverde? Lo vedi il rettilismo contro le case? Severus, tu porti il nome dei due presidi di Hogwarts. No, come tuo fratello, che ho chiamato porco cane. Te rendi conto? James Sirius. E infatti con chi c'è allora il momento finale? E uno di loro era l'uomo più coraggioso che abbia mai conosciuto. Sì, lente. No, Piton. Ed era Serpeverde. Hai capito, Harry? Sì. Che considerazione ha De Piton, anche se l'ha odiato come voi. Ma quanto l'ha capito più de voi, Piton, che lo bistrattate, cattivi. Bravo, Harry. Se no, io ho pure di che vanno a Grifondoro e te ce manna. Come i raccomandati de merda. Esatto. Ma allora a che serve sta buffonata? A fargli fare posiole al cappello parlante che gli piace tanto, ma che ne so. Vai, che affitto camera tua ai rumeni, ai papani. Vado. Il treno parte. Tutti sono felicini. Harry Potter lo guarda partire con la gioia che prova un padre, mentre immagina i galeoni che farà con la stanza libera. E soprattutto perché la cicatrice non gli faceva male da 19 anni. Andava tutto bene. Fine! Ce l'ho fatta, ho finito Harry Potter. È stato un viaggio bellissimo. Dico, muoro pure qua. A ripensare al primo video quasi svengo, casco per terra. Per il tempo passato, tutti gli altri video che ho fatto, le cose. E parere su come è finito la saga di Harry Potter con Voldemort sconfitto così, a me piace. Un finale che ha senso. No, come Dexter. Oh God. Tutto torna. L'amore, dal libro unissimo. Il fatto che questo in un duello leale, ma do cazzo va? Come fa a sconfiggerlo? E nei film appunto sembra quasi che gli sfugge, ma no. Ma lo sconfigge con sta cosa dell'amore che Voldy non ha mai capito. Con la bacchetta più forte non riconosce, non ammazza Harry. Gli sta. Ed è stato veramente bello fa sti video. Perché Harry Potter è una cosa che ho letto più volte. Da quando ero piccino così. Che i libri ancora non erano usciti. E aspettavi, che ne so, il quarto o il quinto. Che devo uscire, mo esce qualche mese. E intanto rileggevi quelli prima. E poterli raccontare con tutta sta gente che me da retta. Madonna ragazzi, quanti siete. Poterli raccontare mi ha fatto veramente piacere. Sul serio. Spero di aver trasmesso le cose che mi sono piaciute. Spero che grazie a me si sia capita un po' anche la storia vera. Che sti due film del 7. Meglio del 6, poco ma sicuro. Che lì proprio non è cattiva, ma non c'è sta mezzo ricordo. Come fai a salvar sesto film? Mo a fai paragoni non lo so. Stanno pezzi te fanno un cazzo, pezzi carini. E sono contento di aver avvicinato la gente ai libri, come tanti di voi mi avete detto che ho fatto. Detto questo, salutiamo Harry Potter e il mondo magico. Addio Harry Potter. E grazie. Finché non comincio a fare gli animali fantastici, Spritz.